Ja, jumped out. Good for you. La lunga cavalcata si conclude con un'altra eccezionale vittoria. L'audace Cerignola dei record vince anche l'ultima giornata del girone di ritorno del campionato di promozione Girone A con un rotondo 5-1 all'Ordona. Il primo gol arriva al 18esimo grazie a una rasoiata di Vito Morra. Il raddoppio arriva ancora con Morra al 30esimo minuto. Il terzo gol al 37esimo con capitano Di Pasquale. Nella ripresa al 6° minuto un fallo in area su Monopoli costringe l'arbitro ad assegnare la punizione e Schiavone non sbaglia dagli 11 metri. Gli altri gol portano la firma del giovane Monopoli e poi il gol della bandiera di casa segnata da Sementino. Dunque 5-1 risultato finale, imbattibilità confermata su 30 partite giocate, vinte 27, pareggiate 3, subendo di reti solo 11 e segnandone ben 85. L'ultimo appuntamento adesso sarà con la finalissima tra le capoliste dei due gironi, Audace Cerignola e da Vetrana, Mimmo Siena, speciale news. A meno di sorprese clamorose, la Juventus si avvicina piano piano al suo quinto storico scudetto. I bianconeri di Massimiliano Allegri nella 15esima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A battono il Palermo per 4-0, ma perdono per infortunio uno dei giocatori di riferimento e della nazionale, Claudio Marchisio. Le firme sono di Chedira, Pogba, Cuadrado ed Paduin. La Roma non ne approfitta del passo falso del Napoli e pareggia a Bergamo contro l'Atalanta per 3-3. Ci vuole il capitano delle grandi occasioni Totti a firmare un pareggio che ha dell'incredibile dopo il doppio vantaggio segnato da Digne e Nainggolan e il sorpasso di D'Alessandro e della doppietta di Borriello. Per quanto riguarda la lotta per l'Europa e anche quella per non retrocedere, importanti successi per Lazio e Fiorentina. I biancocelesti vincono 2-0 in casa contro l'Empoli, mentre la Fiorentina fa 3-1 sul Sassuolo. Bene anche il Milan che vince in trasferta a Genova contro la Sampdoria, con colpo grosso del Frosinone a Verona per 2-1 per la squadra di Luca Toni, sempre più nei guai. Ricordiamo che negli anticipi del sabato il Bologna era stato sconfitto dal Torino per 1-0, il Carpi aveva battuto il Genoa per 4-1 e il Napoli sconfitto dall'Inter 2-0. Una domenica di grandi soddisfazioni nel penultimo weekend di aprile per le formazioni ofantine di pallavolo. Per la 10ª giornata della Serie B2 femminile, la Libera Virtus ha portato a casa un importante risultato, battendo per 3-1 l'Accademia Benevento. Il match con le ragazze allenate dalla coppia Drago di Lucia ed è subito a ritmi altissimi da entrambe le parti. Le virtusine imprimono l'accelerazione nel primo set, chiudendo 25-17. Rincorsa punto punto nel secondo con Benevento che vince ai vantaggi 27-25. Terzo e quarto in cui la Libera Virtus non si fa scoraggiare per nulla dalle velleità delle ospiti e chiude 25-17 e 25-23. Per l'Iposia Udas arriva un importante successo esterno contro il Taviano al termine di 2 ore di autentica battaglia. Il risultato di 3-2 non farebbe una grinza, eppure dopo aver perso 22-25 il primo set, i biancazzurri allenati da Leo Castellaneta e Roberto Ferraro, come capitato in diverse occasioni, si portano avanti nei successi parziali 25-17 e 25-22. Nel quarto risale Taviano che chiude 25-23. Per fortuna il magico team con Durante e compagnia sono ben lucidi e chiudono la gara 15-10. Mm-hmm.